È stato un spettacolo. È stato uno spettacolo qui in Rodi, una gara speciale, il campo gara speciale, battaglia molto molto interessante, siamo più vicini a giochi mondiali, abbiamo visto una gara grandiosa. Rodi Garganico si dimostra ancora una volta all'altezza di una competizione a livello internazionale. Grande successo per la terza edizione del MotoSurf World Championship, andata in scena dal 6 all'8 settembre in un circuito spettacolare tra mare aperto e imboccatura del porto, che ha visto gareggiare 150 atlete ed atleti provenienti da tutto il mondo, ma anche ragazzi dai 14 ai 16 anni. Confermiamo di essere la Monte Carlo di Puglia, ha commentato il presidente dell'associazione sportiva Surf Boom, Cristian Stefania. Siamo riusciti ad installare un circuito come al solito fantastico. Direi che quest'anno abbiamo superato ogni aspettativa portando i piloti in un circuito veramente molto bello e confermiamo che siamo la Monte Carlo di Puglia. Sono soddisfatto di aver gareggiato contro i piloti a livello mondiale. Sicuramente un passino in più lo volevo fare, però visto un mancato allenamento mio è andata bene.